Il Vecchio Testamento non è contrario al Nuovo, perché sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento la vita eterna viene offerta al genere umano per Cristo, il quale è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo, essendo egli Dio e uomo. Perciò non si devono udire coloro i quali fingono che gli antichi padri non aspettavano che promesse transitorie. Benché la legge data da Dio per Mosè, in ciò che spetta alle cerimonie e ai riti, non obblighi i cristiani né i precetti civili di essa debbano di necessità essere ricevuti in alcun governo. Ciò nonostante, niun cristiano, chiunque esso sia, è libero dall'obbedienza dei comandamenti, i quali sono chiamati morali.